Grazie Eccellenza, sicuramente quest'istanza rileva quanto probabilmente i giovani si sentano o poco considerati o non adeguatamente, quindi a livello di principi assolutamente dobbiamo ascoltare ciò che l'istanza ci dice. Economicamente è difficilmente attuabile e questo ne siamo consapevoli. Ma il messaggio che i giovani, che quindi il presente e il futuro di questo paese vuole lanciarci, può essere utile ad esempio per rilanciare ciò che abbiamo, perché abbiamo un'ottima commissione per le politiche giovanili che sta lavorando molto bene e i cui commissari rappresentano tutto l'arco parlamentare in aula. Abbiamo il tavolo di coordinamento dove i membri della commissione politiche giovanili possono portare direttamente al governo la voce dei giovani sammarinesi. Un tavolo dove appunto dovrebbe essere poi al termine creato un piano biennale con attività che vanno sia dallo sport alla cultura al lavoro, quindi molto probabilmente un maggior coinvolgimento della Commissione delle politiche giovanili può dare maggior rilevanza alle attività che poi il governo potrà attuare rispetto ai nostri ragazzi. Abbiamo appunto la commissione che probabilmente dovrà essere maggiormente coinvolta nelle attività anche decisionali delle politiche attuate dal governo, ma questo lo dico per questo governo, ma anche per quello passato o il prossimo. La commissione c'è e fa parte degli organismi nominati da quest'Aula. Mi auguro che presto, che questa istanza possa essere da stimolo perché il tavolo di coordinamento, dove oltretutto sono presenti rappresentanti di ogni segreteria, possa essere nel breve termine organizzata in modo appunto che diamo anche dimostrazione che di dare la giusta importanza non solo all'attività della Commissione Politiche Giovanili, che non molto tempo fa è andata proprio a Strasburgo e che sta tessendo anche tutta una serie di contatti anche a livello internazionale con i giovani d'Europa. E in questo modo diamo rilevanza non solo all'attività della Commissione, ma anche proprio a chi rappresentano, cioè i giovani di questo Paese. Grazie Eccellenza.